Ecco, il fatto che i bambini vengano infettati di più era prevedibile? La sorprende o non dobbiamo allarmarci troppo? No, non è sorprendente, perché nel momento in cui c'è un'aumentata affinità della proteina spike per il recettore cellulare del SARS-CoV-2, no? Perché questo poi è il senso biologico-virologico della variante, questa aumentata affinità che è legata a una particolare mutazione, nel caso della variante inglese lo sappiamo bene, si chiama N501Y, è un cambio di aminoacido in una particolare posizione della spike. Questo rende il virus, diciamo, più appiccicoso nei confronti del recettore cellulare, quindi qualunque siano i meccanismi per cui alcuni soggetti, in questo caso si parla dei bambini, dei giovani, possono essere relativamente resistenti all'infezione, il virus è in grado di aggirare, ecco, questi meccanismi e di infettare in modo più efficace. Poi magari, se c'è tempo, mi piacerebbe tornare un pochino sulla biologia delle varianti per cercare di spiegare perché dobbiamo preoccuparci e anche perché non dobbiamo Ce lo preoccuparci dica troppo di queste subito, ce varianti. lo dica.